Attenzione, bravo, bravo Andrea, bravissimi, uno presso all'altro, e ce n'è, li avete fregati quest'anno, bravi, bravissimi, bravi, bravi, e là. Gian Battista, Giulia non c'è stamattina però, Giulietta non c'è, solo Valerio. Questo sta frenando molto, bravo. Eccolo, aiuto, piano. Ah no, è troppo più. Bravo, quello è un pazzo furioso. Quello è. Yeah, I'm
Scusi, se mi sto filmando, giri dietro per favore. Quanto passo dietro? Oggi ci sono le cose che sono sole, basta. Che bei cavalli, eh? Che belli. Scusa che c'era la baracca. Aria forse noi con le schiettette lo fanno. Andate. Non c'è fatto. Ah, forse partono, guarda che si stanno mettendo in formazione. Se le suonano intanto, eh? Vanno a colpi di bandiera lì, eh? Vai, cioè, prendi, dovrebbe fare due.
faccio perché altrimenti... Ciao ragazzi! Arre scuole! Arre scuole! Arre scuole! Allarga lì! Non ho capito, no? Se le sono date, se le sono date. Ma allora se le suonano proprio, Esiste un registro che gestisce il sacerdote, il parroco del paese. In questo registro ci sono segnati giovani cavalieri che decidono, fanno per, o per una promessa, per un voto, per una grazia ricevuta, decidono di segnarsi per fare la prima bandiera che rappresenta San Costantino. Lui, quando il prete poi decide di assegnargli, dice, passano degli anni, passano tanti anni e a un certo punto spetta a lui, perché lui segue la lista, segue l'elenco, no, degli iscritti. Quando il prete gli assegna la prima bandiera, lui si cerca le sue due guardie del corpo. Da lì il termine ardia, da bardiare, guardia, dal latino. E quindi sono due amici stretti in genere, con i quali fin da piccolini decidono, noi un giorno faremo tutti e tre l'ardia insieme. Quindi loro rappresentano, sono San Costantino è la prima, e l'esercito di San, e poi dietro c'è l'esercito, no? L'esercito di Massenzio, che vorrebbe superare, vorrebbe una sorta di battaglia. Quindi l'ardia non è altro che una rappresentazione di una battaglia, no? Infatti il fatto che poi
il luogo, insomma, è questo, lei l'ha visto, è molto adatto per simulare. Sì, 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 sì. Si presta molto bene. C'è l'arco appunto di San Costantino. E niente, il percorso quindi, è questo. Durante poi questi tre si scelgono in genere un parente o un amico di fiducia, un fratello, oggi c'erano appunto fratello, cugino, che fanno le scorte. Si chiamano scorte e loro devono tenere a bada il gruppo, l'esercito appunto, che non superi e non vengano fuori per, dal gruppo e superino le prime bandiere, perché altrimenti fanno brutta figura, porta male. E il portamento stesso, e ci sono delle, delle regole da rispettare. E così si svolge l'arco. Il percorso appunto è questo. Ho visto che poi si danno anche qualche colpettino. Beh certo, perché le scorte è il loro dovere. Deve difendere, dare dei colpi perché non superino. Quindi, perché ha visto che escono da tutte le parti. Non è un oltraggio, ma è un rispetto. No, è un rispetto. E in questo poi caso, dopo vanno a bere tutti insieme. Ecco, in questo caso. Chi ha il bernoccolo. Esatto. Però ecco, rimangono comunque grandi amici anche se durante. Sì. E quindi questi giri. Grazie. Questi giri che hanno. Questi giri servono appunto, sono preparatori, poi vabbè, sono dei rituali anche. Si è notato, sono sempre dispari, perché qui ne fanno tre in un senso. Il fatto che ritornano alla chiesa. Non lo so, la Trinità. Sì, ritornano alla chiesa, ma ricordiamoci che San Costantino non è un santo riconosciuto dalla chiesa, è pagano. Adesso si celebrerà la messa, ma la faranno in onore di Sant'Elena, la mamma di Costantino. È tutta un'altra storia. Costantino qua, è imperatore, ne ha ammazzato più lui delle guerre mondiali. Allora, poi tutti devono tornare, i cavalieri devono tornare tutti su. Tornano tutti su, certo. E questa è la regola. Conclusione, ecco. È la conclusione della. Dopo poi che tornano giù, però. Sì, adesso questa risalita, ecco. È una cosa di divertimento. Ecco, però così, per loro. La parte più sacra, la parte che. La parte più sacra si svolge all'interno del santuario, in questa corte. Tant'è che. In effetti all'interno della corte non è mai morto nessuno, sono successi degli incidenti ma non è mai morto nessuno, perché i sediresi sono convinti che il santo all'interno della corte li protegga. E chi dice il contrario? È così. Vai, digli di no. Grazie, lei si chiama? Sì, Maria José Meloni. Sono sposata a Sedilo, comunque sono antropologa, quindi mi occupo proprio di queste cose. Bene, io la ringrazio tantissimo. Massimo. Thank you.